tutti amici e benvenuti su un nuovo blog del comico K3. Oggi, come vedete, parleremo di due dispositivi che per me sono molto molto carini, mi piacciono tanto. C'è sia il Beats Pill, questo qui alla nostra destra, e alla nostra sinistra invece della JBL On Beat Awake by Harman. JBL by Harman. Allora, praticamente possiamo notare subito la differenza per quanto riguarda le dimensioni. Il Beats Pill molto più piccolo, è un design molto carino. Sicuramente apprezziamo del Pill la facilità di trasportarlo in giro, mentre il Pill si collega con il Bluetooth o con un cavo jack da 3,5. Mentre invece il JBL On Beat Awake funziona anche lui con il Bluetooth. Poi, a differenza del Pill, come vedete, gli possiamo attaccare anche l'iPad dalla prima alla terza generazione o comunque tutti gli altri dispositivi che comunque avevano questo tipo di ingresso, per dire i vecchi iPhone o iPod, tipo l'iPod Nano, i vecchi iPod, insomma, quelli con il vecchio ingresso, non quelli della nuova generazione. Allora, praticamente del Pill apprezziamo il fatto che comunque lo si possa trasportare in giro tranquillamente con gli amici per sentire musica in montagna, al mare, perché ha una batteria interna integrata. Quindi questo ci permette di poterlo portare in giro, mentre invece il Beats Awake purtroppo funziona solo ad un uso, cioè un utilizzo più domestico, proprio come un elettrodomestico, nel senso che funziona purtroppo solo, come vedete, con la corrente, la 220 volt di casa praticamente, necessita per forza di un qualcosa del genere. Quindi praticamente potete scegliere voi se affidarvi alla comodità di trasportare il vostro accessorio in giro, oppure di avere questo qui e poterlo praticamente utilizzare a casa. Facciamo un piccolo test, partiamo prima con il Pill, partiamo con il nostro test. Allora, un attimo solo, mettiamo la intro del comico K3 tutto gas, vado. Perfetto amici, questo qua era il Beats Pill, come abbiamo sentito piccolino ma abbastanza potente. Secondo me l'unica cosa che che pecca il Beats è per quanto riguarda il prezzo, perché pur essendo comunque un dispositivo così piccolo, uno ovviamente non si aspettava chissà che cosa. Secondo me fosse costato un 50-60 euro in meno dal prezzo di inizio, perché adesso si trova anche a qualcosina in meno, diciamo, ricordiamo che il prezzo era 200 euro. Secondo me fosse costato un 50-60 euro in meno, sarebbe stato molto meglio. Va bene, adesso ci connettiamo invece con il nostro On Beat Awake. Perfetto, allora siamo disconnessi dal nostro Pill. Adesso andiamo con l'On Beat Awake che è connesso e ripartiamo con la musichetta del comico K3. Perfetto, questo qua invece era il JBL On Beat Awake. Cosa possiamo notare? Non so se da casa si rende l'idea, ma comunque il JBL è leggermente più potente e ha bassi più corposi, ma credo che sia anche dovuto al fatto di come è costruito. Come vediamo è molto più grande, e quindi credo che la maggiore spiegazione per cui ha i bassi più pronunciati
E anche per come costruite rispetto a un PIL che comunque, come vediamo, non è neanche la metà, anzi di meno. Comunque, ragazzi, questo è tutto. Vi invito ad iscrivervi su Facebook sul gruppo del Comico K3 e a mettere un bel mi piace alla pagina di Virtual Shopping dove potete comprare e vendere i vostri dispositivi, cuffie, telefonini, eccetera, tutte le cose che comunque ci appassionano. Ciao a tutti da Mick Carlino, Mick Carlino. Ci rivediamo su un altro blog del Comico K3.